Salve ragazzi e benvenuti a questa nuova parte di Pokémon Mystery Dungeon Esploratori del Cielo. Continuiamo con l'avventura. Adesso ci sarà un dungeon. Io qui taglio e ci vediamo alla fine. Ok ragazzi, eccoci fuori. Come sempre lo scenario è sempre fermo. Adesso Mudkip chiederà a Raffox di usare lo squarcio dimensionale per toccare uno zampillo dell'acqua immobile. Raffox tocca. Però vediamo che non succede niente. Dobbiamo ripartire. E proseguiamo. E qui c'è un altro dungeon, ci vediamo alla fine. Eccoci fuori. Vediamo il futuro è nel mondo dell'oscurità. Mudkip sente la mancanza dei suoi amici e non riesce a credere ancora che Dusknoir li abbia traditi e che l'abbia portato in questo posto. Qui c'è una scelta e proviamo contro, vediamo Grovyle. Voglio sapere una cosa. Dobbiamo credergli. Finalmente Mudkip capisce che bisogna fidarsi di Grovyle per tornare di nuovo nel presente.
sempre, se avete delle cose che avete trovato, naturalmente salvate. E adesso andiamo. Ragazzi, ci vediamo alla fine del dungeon. Ok ragazzi, arrivati a metà dungeon, vediamo che c'è Grovyle, che arriva in questo luogo. Ma da notare, con la pietra davanti a Grovyle, ok, è Spiritomb. Chissà cosa sarà successo a Grovyle. Ragazzi, ci vediamo alla fine. Ok ragazzi, eccoci arrivati nella fossa inviolabile. Vediamo che Grovyle è a terra. Adesso ci avvisa del di Spiritomb. Qui e inizia la battaglia. Cominciamo questo scontro. Vediamo che con questo attacco morso abbiamo battuto e adesso si chiuderà di nuovo nella pietra. Vediamo che Grovyle si è ripreso. Adesso si stupisce che i due sono riusciti ad arrivare fino a questo punto. Adesso vediamo che Mudkip cerca di convincere Grovyle per proseguire insieme questo viaggio. Salviamo. Vediamo che si apre il capitolo 15, il mistero della paralisi del pianeta.
spiega quindi che Dialga, signore del tempo, si è trasformato in Dialgo oscuro, che non brava con emozione e cerca di impedire che il corso della storia cambi, e per questo vuole togliere di mezzo tutti i Pokémon che cercano di cambiare il corso della storia. E adesso Gravel ci spiega che lui è venuto nel presente per prevenire la paralisi del pianeta. Che prendendo gli ingranaggi del tempo e mettendoli sulla torre del tempo, il corso della storia procede normalmente. Dusk Noir è un agente mandato dal futuro da Dialga Oscuro per liberarsi di Grovyle. Per tornare indietro nel tempo, cioè le Selby, che sapete che riporta alla capacità di viaggiare nel tempo, per questo dobbiamo cercarlo, per ritornare nel presente. Ragazzi, quella è la torre del tempo dove risiede Dialga Oscuro. Come vedete, la sua ombra. Che in questa foresta dobbiamo trovare Celebi. Quindi significa che anche Celebi è nei guai, perché sta cercando di cambiare il corso della storia. Comunque ragazzi, oggi mi fermo qui. Spero che la parte vi sia piaciuta, commentate e iscrivetevi, qui era Fox24, vi saluto.